Ciao a tutti, benvenuti nella terza puntata del podcast di Nimicizie. Oggi con me c'è Emanuel Pietro Bon, un consulente politico e analista, scrive per varie testate, tra cui Inside Over, e ha recentemente pubblicato due libri, L'arte della guerra ibrida e Kissinger contro gli Ende. Ciao Emanuel. Ciao Pietro e grazie mille per l'invito. Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Allora, per iniziare vuoi un po' presentarti, spiegarci insomma di cosa ti occupi e soprattutto, siccome oggi parliamo di America Latina, come sei arrivato a scrivere questo libro su Kissinger contro gli Ende e diciamo di presentarcelo un po'? Allora sì, io mi occupo di analisi di rischio politico e geoeconomico. E lo faccio in maniera indipendente. Negli anni, a parte poi alcune collaborazioni un poco più strutturate, questa mia attività mi ha permesso di lavorare quando da remoto, quando invece all'estero, un po' ovunque. Ho fatto pubblicazioni, analisi per Wikistrat, che è un'agenzia di consulenza geostrategica israelo-americana. Ho lavorato alla Commissione Europea, ho lavorato per Inside Over, un portale di giornalismo investigativo barra relazioni internazionali pluripremiato. Ogni tanto adesso da poco ho iniziato a fare dei report, dei policy paper indirizzati alla nostra classe dirigente per il Centro Studi Politici e Strategici Machiavelli, ma poi comunque ho lavorato e lavoro molto con l'estero, con ambasciate. Alcune mie pubblicazioni possono essere trovate anche sul Club Valdai, che è un forum globale, il principale dell'Eurasia, sul quale scrivono generali, militari, presidenti, un po' ovunque, quindi anzi io lì sono un nano tra giganti. Per quanto riguarda poi l'America Latina, è sempre stata un'area che mi ha appassionato da prima che io iniziassi l'università, gli studi. Mi sono specializzato in quest'area appunto ai tempi universitari, parlo fluentemente spagnolo, portoghese, e quindi questa mia passione poi ho cercato di trasporla anche nel lavoro. Io tutt'oggi infatti tra i miei vari campi di specializzazione, i principali sono le guerre ibride, la sicurezza internazionale, lo spazio post-sovietico, mi occupo anche di America Latina. Il mio ultimo libro, Kissinger contro Allende, infatti è un tentativo di mescolare due mie passioni, ma che sono poi anche due miei ambiti di lavoro, che sono appunto sicurezza internazionale, guerre ibride e America Latina. L'occasione poi, diciamo, che quest'anno c'era, si è presentata, era perfetta, essendo il 2023 anno di anniversari molto importanti, cioè dottrina Monroe, compleanno di Henry Kissinger e golpe cileno. Ecco, prendo proprio la palla al balzo, perché hai parlato di dottrina Monroe. Infatti io volevo partire proprio con questo argomento. Io recentemente ho pubblicato un articolo su Nimicizie che ho chiamato il ritorno della dottrina Monroe. La tesi è sostanzialmente questa, che questa famosa dottrina Monroe sia vada interpretata, insomma vada letta come una sorta di fisarmonica che a seconda dei periodi ha delle interpretazioni più ampie, anche ampissime, insomma pensiamo a quella di Theodore Roosevelt all'inizio del XX secolo, oppure anche in alcuni frangenti estremamente restrittive di cosa può fare gli Stati Uniti, di cosa devono fare gli Stati Uniti a grandi linee per garantire i propri interessi. Poi la dottrina Monroe in realtà originariamente parla di evitare che altre potenze si insedino nell'emisfero occidentale. Quindi adesso siamo in un periodo di grandi sommovimenti geopolitici, il progetto unipolare americano possiamo dire che sia fallito e adesso gli Stati Uniti cercano un nuovo posto nel mondo, cercano di posizionarsi come una normale potenza del sistema internazionale, chiaramente senza rinunciare alle loro tradizionali zone di influenza. E dunque devono anche capire, stanno cercando di capire, come definire oggi la dottrina Monroe. Volevo chiederti proprio su questo cosa ne pensi, in sostanza quali sono le linee rosse oggi degli Stati Uniti nell'emisfero occidentale e come stanno agendo per farle rispettare.
Allora, la dottrina Monroe è la pietra angolare dell'egemonia americana, dell'egemonia globale americana. L'altra pietra angolare è il dollaro. Le linee rosse degli Stati Uniti storicamente, infatti, sono sempre state due: dottrina Monroe e dollaro. Dollaro che ha aiutato gli Stati Uniti a imporre la loro egemonia globale da un punto di vista economico-finanziario. Dottrina Monroe che invece ha servito e serve tutt'oggi un altro obiettivo, ovvero la sicurezza nazionale. Non può esserci sicurezza se il mio estero vicino è invaso da vandali, aperto alle scorribande, oggetto di fuochi, come li chiamava Ernesto Che Guevara. La dottrina Monroe serve quindi agli Stati Uniti per avere che cosa? Sicurezza nella loro area immediata, di immediata pertinenza, che è l'America Latina, perché non potrebbe esserci, non sarebbe sostenibile, questo è il motivo per il quale non potrebbe esserci alcuna manovra di estensione globale in presenza di un estero vicino instabile. Estero vicino stabile, uguale emisfero occidentale stabile, dunque possibilità di espandersi nel resto del mondo. Questo è il motivo per il quale la dottrina Monroe, come tu hai puntualizzato benissimo, oggi ha fatto il suo ritorno. Gli Stati Uniti si sono resi conto, dopo anni di focus sulla guerra al terrore e di nuova guerra fredda con la Russia e in generale anche poi di contenimento della Cina nel Pacifico occidentale, che il loro cortile di casa, come lo chiamano loro, ecco, ha smesso di essere stabile, tranquillo, pacifico, ma soprattutto ha smesso di essere loro. Per loro intendo gli Stati Uniti. Abbiamo Cuba, dove la rivoluzione non è mai finita. Cuba, insieme al Nicaragua, anche lì un'altra rivoluzione, quella sandinista, però sono due rimasugli della guerra fredda dei quali gli Stati Uniti non sono riusciti a sbarazzarsi. E che oggi, dopo anni di inattività e passività, sono tornati al centro dell'arena internazionale. Cuba, come ha fatto questo suo grande ritorno? Beh, permettendo alla Cina e alla Russia di aprire delle basi per lo spionaggio sul suo suolo. Il Nicaragua. Beh, il Nicaragua è da sempre un attenzionato speciale degli Stati Uniti perché la sua orografia lo rende perfetto a essere una seconda Panama, ovvero ad ospitare un secondo canale che unisca e divida i due oceani, Pacifico e Atlantico. Tra l'altro, sempre il Nicaragua ha ottime relazioni con l'Iran, ma questa è un'altra storia, essendo il Nicaragua anche una base di Hezbollah in Sud America, o meglio, in America Latina. E poi c'è invece il Sud America, il Cono Sud. Anche qui l'egemonia americana negli ultimi anni ha affrontato un processo di erosione notevole, a partire dalla rivoluzione che ha scosso il Venezuela nei primi anni 2000, la rivoluzione chavista, la rivoluzione bolivariana di Hugo Chavez. Rivoluzione che tra l'altro è sopravvissuta al suo fondatore e che è continuata nonostante, ecco, alcuni strafalcioni di Maduro che non ha né il carisma né le abilità del suo predecessore e che è continuata anche nonostante i tentativi degli Stati Uniti di sbarazzarsi di Maduro e di riportare il Venezuela nella sfera di influenza americana. Tentativi che hanno assunto la forma di guerre ibride sostanzialmente, dal sabotaggio economico agli attacchi cibernetici, ai sabotaggi contro le centrali elettriche che hanno reso il Venezuela il paese dei blackout. Ma c'è poi anche tutta un'altra serie di paesi, dalla Bolivia al Brasile, nei quali la sinistra storica, tradizionale, quindi quella antiimperialista, e dove antiimperialismo in America Latina ha sempre avuto un significato e uno soltanto, cioè anti-americanismo. Ecco, questa sinistra dalla Bolivia al Brasile continua a vivere, a prosperare, nonostante tra l'altro l'ascesa dell'evangelicalismo protestante di stampo anglosassone, più nello specifico statunitense, che negli ultimi decenni si è imposto foraggiando le destre atlantiste. Ecco, quindi di questa situazione gli Stati Uniti se ne sono resi conto adesso, dopo anni di trascuratezza, perché appunto gli obiettivi strategici sono stati altri. Nei primi anni 2000 è stata la guerra al terrore, dal 2008
al 2018, diciamo, è stato il contenimento della Russia nell'Europa centro-orientale. Dal 2018 in poi, o meglio, dal 2016, complementare ma parallelo al contenimento della Russia, c'è poi stato quello della Cina. Ecco, tutti questi obiettivi hanno fatto sì che gli Stati Uniti ponessero la maggior parte delle loro risorse economiche, umane, materiali, attentive verso l'Eurasia. Sovrattenzione, stavo per dire attenzione, ma in realtà sovrattenzione, questo termine è giusto, che gli è costata cara, perché mentre gli Stati Uniti focalizzavano la loro attenzione in Eurasia, Russia, Cina, Iran e non solo loro, ecco, mettevano mano in America Latina. Con quale obiettivo? Beh, ecco, aggirare l'accerchiamento che gli Stati Uniti hanno posto in essere, appunto, in Eurasia nei confronti di questi paesi. E quindi nel tentativo di accerchiare Russia, Cina, Iran nell'entroterra eurasiatico, gli Stati Uniti si sono ritrovati, diciamo, semi-accerchiati in casa loro. Ecco, infatti c'è questa onda, sui giornali la chiamano di solito onda rosa, questo grande movimento che, come dici giustamente tu, dall'inizio degli anni 2000, ma ancora di più negli ultimi 5 anni, ha visto la vittoria di molte sinistre, ovviamente termine ombrello, perché a seconda dei casi, sinistre molto diverse tra loro, in generale, piuttosto anti-americane. Si nota una certa differenza, o almeno io la noto, poi mi dirai se sei d'accordo, che nel secolo scorso gli americani, e queste sinistre c'erano anche ovviamente nel secolo scorso, rispondevano quando le cose si mettevano male, insomma, per gli interessi americani. Come rispondevano? Rispondevano con attori, diciamo, violenti, con i contra e le varie giunte militari in Argentina, in Cile, in Brasile. Sembrava che non avessero delle vere e proprie alternative, che fossero filoamericane e anche che avessero un sincero, diciamo, supporto popolare in America Latina. Questo già alla fine degli anni 50, quando Nixon, da vicepresidente, insomma, fu quasi cacciato dall'America Latina in quel suo famoso tour. Vediamo invece adesso una serie di movimenti che si muovono un po' in controtendenza. Sto parlando di queste, potremmo chiamarle nuove destre, ad esempio Nayib Bukele, Salvador, Bolsonaro in Brasile, che adesso non governa più, e per ultimo Milei in Argentina, che sono alternative che effettivamente hanno trovato un grande supporto popolare e che, se non sono, tranne Milei, o almeno così pare, appena arrivato, poi vedremo, se non sono, diciamo, sfegatatamente filoamericane, perché né Bolsonaro né Bukele lo sono, come non lo erano del resto neanche le giunte militari nel secolo scorso, quantomeno possono garantire in un certo modo gli interessi statunitensi, sia economici che forse anche strategici. Quindi questo, tu vedi insomma la possibilità che questo nuovo movimento di queste destre molto eterogenee tra loro sia il nuovo referente degli americani, fermo restando che comunque le vecchie tecniche, diciamo, non sono del tutto scomparse, come abbiamo visto dai tentativi di rovesciare, ad esempio, Maduro, di rovesciare anche Morales in Bolivia, e poi parleremo anche di quel caso molto strano che è avvenuto in Perù, che ha un po' diviso il mondo latinoamericano in due. La risposta alla tua domanda, secondo me, è questa: assolutamente sì. Le nuove destre sono figlie delle vecchie destre, tanto che da Bolsonaro a Milei, ecco, troviamo all'interno di questi governi, soprattutto all'interno delle platee dei sostenitori, di questi politici molti nostalgici delle dittature militari dell'Operazione Condor, ma troviamo anche elementi che parteciparono alla conformazione di queste dittature. Bolsonaro e Milei, infatti, non hanno mai nascosto simpatie, il primo per il regime dei Gorillas, il secondo per il processo di riorganizzazione nazionale. Strizzano l'occhio a questi elettorati di estrema destra, e che sono poi, tra l'altro, appunto, anche filoamericani, perché per loro, ecco, l'America, intesa come continente, dovrebbe avere come referente, come hai detto tu prima, gli Stati Uniti, ma referente non soltanto politico, anche culturale,
religioso, parliamo infatti di destre, che non traggono la maggior parte del loro consenso dall'elettorato cattolico quanto da quello neoprotestante, evangelico, pentecostale e varie altre sette che sono poco inquadrabili con le categorie di distinzione religiosa tradizionali. Quindi, di nuovo, la risposta è assolutamente sì. In America Latina stiamo assistendo a un incredibile processo di trasfigurazione politica, ma anche religiosa, dove politica e religione si intersecano, l'una serve l'altra. Abbiamo quindi da una parte le sinistre, come ho chiamato prima, tradizionali nella misura in cui sono antiimperialiste, e dove per antiimperialismo si intende antiamericanismo, che traggono linfa vitale dal cattolicesimo. E dall'altra parte abbiamo invece le destre, che sono figlie, talora sono invece nipoti delle destre novecentesche, filoamericane, filodittatoriali. E quindi c'è di nuovo questo scontro, che secondo me, questa specie di remake della Guerra Fredda ha tante, veramente tante similitudini con la prima Guerra Fredda, quella del secondo Novecento. Non so se assisteremo a un ritorno dell'operazione Condor, quindi agli Stati Uniti, che pur di contrastare l'avanzata sino-russo-iraniana in Latino America, siano pronti a finanziare e sostenere dittature militari molto brutali, palesemente brutali. Sono però sicuro di una cosa, più che altro perché sta già accadendo, il trend è davanti ai nostri occhi da anni. Gli Stati Uniti sono pronti e volenti a finanziare, se non dittature, comunque regimi autoritari retti da partiti di destra che ben, ecco, si confanno a quelli che sono poi gli interessi americani in America Latina. Prima hai fatto anche il caso di Bukele, lui è sicuramente un personaggio molto eclettico che si è nascosto, ha nascosto molto bene la sua vera natura negli anni recenti, il suo filo americanismo sta emergendo, ecco, adesso in El Salvador è tempo di campagna elettorale, ad esempio ha preso posizione nell'ultimo conflitto israelo-palestinese, schierandosi apertamente dalla parte di Israele, caso più unico che raro in America Latina, che tradizionalmente è stata terra filo-palestinese. E dall'altra parte invece, ecco, abbiamo Milei, abbiamo Bolsonaro, personaggi che invece non hanno mai nascosto il loro schieramento politico, così come non hanno mai nascosto neanche le loro tendenze autoritarie. E quindi, concludendo, non so se riassisteremo. Non so se assisteremo a una riedizione dell'operazione Condor. So però che potremmo assistere invece, perché secondo me questo trend è già palese, ecco, a un'edizione soft del piano Condor. Non più dittature, ma regimi autoritari. Non più militari al potere, ma populisti, quindi persone comunque con le quali il popolo possa immedesimarsi e sviluppare delle relazioni di tipo carismatico, quindi dare anche soltanto la parvenza, no, di consenso. Tutto questo è utile poi per che cosa? Per espellere o comunque per tentare di ridurre l'influenza di Russia, Cina, Iran e anche attori non statuali come ad esempio l'internazionale jihadista che negli ultimi anni si è espansa molto tra Centro e Sud America. Pochi lo sanno, c'è anche la mano di qaedisti ed hascisti nelle carovane che da sud si dirigono a nord. C'è Hezbollah dietro i traffici di droga dei cartelli messicani. Quindi comunque l'America Latina ormai è diventata Caoslandia, terra anarchica, e gli Stati Uniti stanno provando a riportare ordine nell'unico modo che hanno, oggi che ormai travolti da scandali politici, ma anche da operazioni militari che non possono più permettersi, ecco, l'unico e ultimo modo che hanno di riportare tranquillità, ordine e stabilità nel loro estero vicino, ecco, è quello di appoggiarsi a uomini che promettono di instaurare dei regimi autoritari. Sì, che come giustamente hai detto te, è bella la definizione operazione Condor Soft.
sono non più giunte militari, ma sono populisti che effettivamente in alcuni paesi sono veramente molto popolari, come Bukele. Credo che Bukele, dai sondaggi che ho visto, sia uno dei leader più popolari del mondo, addirittura, perché ha fatto quello che ha fatto. Adesso, a parte, molti lo conoscono solamente per la questione del Bitcoin, ma quello, diciamo, è piuttosto secondario. La sua politica contro le gang, che effettivamente ha ridotto moltissimo la violenza all'interno del paese, seppur con i metodi che sono stati usati abbastanza notoriamente, diciamo, fuori dallo stato di diritto, ma questo, insomma, sembra piacere, sembra abbia trovato un forte riscontro nel popolo salvadoregno. Dove le cose sono un po' diverse, invece, e si sente un po' più, diciamo, l'odore di vecchio è in Perù, dove c'è stata questa crisi costituzionale che ha visto il presidente Castillo, che era un presidente di sinistra con un Parlamento dominato invece dalle opposizioni, cercare di dissolvere il Parlamento e andare ad elezioni e sostanzialmente precipitando il paese in una crisi costituzionale. Castillo poi è stato arrestato. Si parlava, non si parlava, ma è effettivamente successo che nei giorni precedenti il ministro della difesa peruviano, che insomma eravamo in un governo di coalizione, andasse a colloquio con l'ambasciatore americano in Perù, e dopo si forma un governo di destra, guidato da Dina Boluarte. Questo governo di destra non viene riconosciuto da molti stati dell'America Latina, tra cui l'Argentina. C'era un altro governo ai tempi, un governo che potremmo dire di sinistra, oltre che agli ovvi casi della Bolivia, del Venezuela, del Messico, eccetera, eccetera. Perché dico puzza di vecchio? Notizia molto recente che il governo ha scarcerato, tra l'altro dalla stessa prigione in cui era presente anche Pedro Castillo, ha scarcerato Fujimori, che è il dittatore che ha governato il Perù alla fine degli anni 90, e figura, come si può facilmente immaginare, molto divisiva. Ecco. Cosa ne pensi di questo caso Fujimori? Anche questo caso sicuramente si inquadra nella nuova primavera di instabilità che sta avvolgendo l'America Latina. Instabilità per America Latina, anarchia produttiva per gli Stati Uniti. Vecchi spettri, ecco, si aggirano per l'America Latina, direbbe qualcuno, no? Tra questi spettri alcuni sono veramente vivi e vegeti come il vecchio Fujimori. Sicuramente quello che è accaduto in Perù, mi ha ricordato per certi versi quello che è accaduto in Bolivia, no? Ai tempi della destituzione di Morales, cui ha fatto seguito un'ondata di repressione che ha colpito duramente la popolazione, che poi si è conclusa comunque nel ritorno di Morales nel paese, nel ritorno al potere della sinistra. Quindi diciamo quella è una partita che gli Stati Uniti hanno giocato ma hanno perso. Caso più emblematico e complicato sicuramente quello peruviano, dove comunque l'influenza americana è sempre stata tradizionalmente più forte e sentita che in Bolivia. E quello che potrebbe succedere, ecco, è un proseguimento dell'instabilità e delle ostilità che al momento continuano a dividere governo semi-riconosciuto, come hai fatto bene a ricordare, e popolazione. Non dimentichiamo che sulla Boluarte pesano alcune indagini che è tuttora in corso, volte ad accertare sue responsabilità in alcuni massacri che sono avvenuti nel 2022, che hanno portato, massacri di civili, tra l'altro, puntualizziamo, che hanno portato all'uccisione di più di 30 persone e al ferimento di oltre 500. Pensiamo al massacro di Ayacucho o al massacro di Juliaca, giusto per fare due esempi, perché poi in realtà i massacri che sono stati compiuti dalle forze governative nel tentativo di reprimere, ecco, il malcontento popolare sono stati diversi. Quindi, come ti dicevo, operazione remake dell'operazione Condor, remake soft, ma in alcuni paesi neanche più di tanto, visti i numeri dei morti e dei feriti. Ecco, abbiamo poi il caso
che adesso è arrivato all'attenzione dei media internazionali. Chiaramente parliamo dell'Essequibo. Per chi non lo sapesse, questo Essequibo è un territorio molto, molto ampio che forma la gran parte del territorio della Repubblica Cooperativa di Guyana, che il Venezuela reclama come suo. Lo reclama non da quando c'è Maduro, ma da molto prima, faceva parte della vecchia colonia spagnola e diciamo fu poi annesso dalla colonia britannica, dell'allora colonia britannica della Guyana e gli arbitrati successivamente, arbitrati tra l'altro dove inizialmente il Venezuela era rappresentato dagli Stati Uniti, diedero ragione, ai britannici e successivamente alla Guyana. Stabilendo che quel territorio apparteneva alla Guyana, ma il Venezuela non ha mai mollato il colpo, diciamo, e quest'anno, per ragioni che adesso possiamo provare a sviscerare, in parte politiche, in parte geopolitiche, il governo venezuelano ha di nuovo portato all'attenzione la questione. Si è tenuto un referendum a dicembre, proprio pochi giorni fa, sull'annessione dell'Essequibo. Che ovviamente ha avuto esito positivo. L'Essequibo adesso è ufficialmente parte del territorio venezuelano e tutti si chiedono, insomma, adesso cosa farà il Venezuela per agire su questo dato legale che ha stabilito o se farà qualcosa. Proprio oggi Maduro e Ali, il presidente guyanese, si sono incontrati per discuterne. Naturalmente la Guyana è estremamente contraria a cedere qualsiasi porzione di territorio al Venezuela. La regione, tra l'altro, soprattutto la sua costa, è molto ricca dal punto di vista petrolifero. La Guyana sta vivendo un boom enorme del petrolio, della produzione petrolifera. Gran parte delle riserve si trovano proprio al largo dell'Essequibo e, tra l'altro, sono controllate per la maggior parte da Exxon, una compagnia americana. Siamo quindi in un caso in cui, nonostante il recente riavvicinamento in chiave di cooptazione antirussa del Venezuela tra Stati Uniti e regime di Maduro, in cui gli Stati Uniti non possono sicuramente transigere, perché se il Venezuela, riuscisse in qualche modo ad annettere l'Essequibo, sottrarrebbe non solo territorio alla Guyana, ma anche riserve petrolifere di fatto agli Stati Uniti. Ti volevo chiedere innanzitutto come pensi che il Venezuela agirà? Secondo me, difficilmente con un'operazione su larga scala, per il semplice motivo che l'esercito venezuelano è tutto sommato una milizia di partito, che operazioni del genere io non credo le possa fare, ma tutto è possibile. Le guerre iniziano, certe volte vengono anche perse da chi le inizia, quindi non sarebbe nulla di nuovo. Insomma, come gli Stati Uniti si posizionano? Hanno iniziato a fare delle pattuglie aeree sopra la Guyana, chiaramente hanno mostrato la loro opposizione dal punto di vista diplomatico. Come si approcceranno a questo dossier? Anche considerando appunto il fatto che adesso il Venezuela è di nuovo un interlocutore, insomma, Guaidó è stato completamente sconfessato, adesso c'è una nuova coalizione di opposizione che proverà a contestare le elezioni a Maduro, e insomma, come si muovono gli Stati Uniti in questo caso? Allora, partiamo da questo presupposto. Per il Venezuela, l'Essequibo o Esequibo, come preferiamo, è tutto. È tutto da sempre, tra l'altro. L'Essequibo per i venezuelani è Venezuela, da prima che esistesse la Guyana. Hanno, diciamo, la storia dalla loro parte, nel senso che questa loro rivendicazione territoriale si basa sul fatto che l'Essequibo facesse parte della Capitaneria Generale del Venezuela, cioè parte dell'Impero Spagnolo, anche se poi successivamente fu inglobata dapprima nell'Impero coloniale olandese e poi in quello britannico. Quindi diciamo che la storia è dalla loro parte perché storicamente l'Essequibo ha fatto parte del Venezuela. In realtà però il diritto internazionale, la giustizia internazionale hanno sempre dato torto al Venezuela,
che tra l'altro sembra oggi ci verrebbe da ridere, considerando anche quelle che sono le relazioni attuali tra Venezuela e Stati Uniti. Ma ci fu un periodo storico durante il quale il Venezuela cercò di fare proprio l'Essequibo, rivolgendosi agli Stati Uniti, appellandosi alla dottrina Monroe, dicendogli sostanzialmente a Washington: non puoi permettere che l'Essequibo stia in mano britannica, dovete intervenire e darlo a noi, così da espellere i britannici in Europa. Fa ridere, no? Se pensiamo un po' a quello che è il chavismo, che è il bolivarismo, che è il Venezuela oggi. Eppure, dal punto di vista venezuelano, questi appelli agli Stati Uniti avevano un senso. Il Venezuela non può esistere senza l'Essequibo, perché senza l'Essequibo cesserebbe di essere Venezuela, sarebbe una potenza condannata a essere seconda classe. Avere l'Essequibo significa riportare in vita il sogno della Gran Colombia, quindi i sogni egemonici, i piani latinoamericani del padre della nazione, Simón Bolívar. Quindi c'è molta identità, c'è molta filosofia, c'è molta profondità, c'è molto significato nella questione Essequiba da parte del Venezuela. Altresì vero però che c'è un motivo se Maduro ha resuscitato la questione, se lo sta facendo soltanto adesso. O meglio, due motivi: calcoli economici e calcoli politici. Quando parlo di calcoli economici, parlo del fatto che di recente, nelle acque dell'Essequibo sono stati scoperti da ExxonMobil e altre corporazioni dell'oil and gas occidentali oltre 11 miliardi di barili di petrolio, materia che fa molto gola al Venezuela e che non può permettere, tra l'altro, che nasca un concorrente a due passi da casa propria. E poi ci sono i calcoli politici. 2024, l'hai ricordato anche tu, Venezuela, tempo di elezioni. Maduro ha bisogno di qualcosa di forte per mobilitare la popolazione e rinfocolare il patriottismo a proprio favore. L'unica cosa che ha a sua disposizione è l'Essequibo. Perché? Perché si tratta di una questione che è sentita trasversalmente da tutta la società, tanto che il referendum è stato benedetto dalla Chiesa Cattolica e persino dalla coalizione dell'opposizione, che chiaramente non approva i metodi di Maduro e anzi ha ribadito che trattasi di una strumentalizzazione della questione. Altresì vero però che la stessa opposizione ha detto che l'Essequibo comunque appartiene a noi, alla Venezuela. Quindi noi critichiamo Maduro perché lo sta facendo adesso, lo sta facendo in questo modo, il suo è un semplice calcolo politico. Appoggiamo però tentativi di far valere la nostra voce e di riappropriarci di questa regione che un tempo fu nostra. Per quanto invece riguarda gli Stati Uniti, beh, gli Stati Uniti non possono assolutamente permettersi che scoppi una guerra aperta clausewitziana nel loro cortile di casa, guerra che rimetterebbe a repentaglio tra l'altro anche i mercati internazionali del petrolio, visto il coinvolgimento di Venezuela e Guyana, ma che poi minaccerebbe la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, perché significherebbe più carovane dirette al confine Messico-Stati Uniti, milioni di persone sarebbero costrette alla fuga e non fuggirebbero certamente in Ecuador, in Colombia, in Brasile, farebbero destinazione negli Stati Uniti. Poi c'è anche la questione chiaramente credibilità. Non puoi far vedere al mondo, non puoi mostrarti debole. Vuoi essere la potenza egemone di una regione, in questo caso di un intero emisfero, allora devi essere in grado di portare i due aspiranti belligeranti al tavolo delle trattative e devi convincerli anche a deporre le armi o a smettere, in questo caso, a smetterla con le minacce. Gli Stati Uniti hanno molti interessi in Guyana. Pensiamo al fatto che i due paesi comunque sono già legati da accordi in materia di sicurezza e difesa. US Navy ha una presenza abbastanza fitta nelle acque guyanesi, perché le servono anche per una questione di proiezione poi nel Mar dei Caraibi. Si vocifera anche poi che l'esercito statunitense fosse e sia tuttora interessato a stabilire una centrale in Guyana, cosa che Maduro non è andata proprio giù, tra l'altro proprio nei giorni del referendum, oltre a parlare di petrolio, perché poi comunque Maduro non ha mai nascosto questo interesse, cioè l'interesse petrolifero, ha anche parlato del fatto, cioè l'impossibilità e la non volontà di accettare una presenza militare statunitense ai propri confini.
Ecco, infatti sì, c'è questo doppio aspetto. Sono assolutamente d'accordo con te che gli Stati Uniti non possono permettere non solo che Maduro ce l'abbia vinta, ma proprio come giustamente dici, che scoppi una guerra, perché già il fatto che scoppi una guerra, se anche Maduro la dovesse perdere, come probabile, sarebbe già una sconfitta quella. E infatti hai tirato in mezzo il tema giusto, quello a cui mi volevo ricollegare, che è proprio quello migratorio. Il confine sud degli Stati Uniti, secondo grande tema, diciamo, della nuova dottrina Monroe. Perché dal confine sud arrivano moltissimi migranti irregolari che hanno un grande peso negli Stati Uniti. Certe città, penso a New York, hanno ufficialmente dichiarato uno stato di emergenza, di fallimento dell'accoglienza, con centinaia di migliaia a questo punto di persone che non hanno un tetto, dormono per strada con tutti i rischi di insicurezza che ci possono essere e di peso sulle finanze pubbliche. Entrano anche droghe dal confine meridionale, in particolare il fentanyl. Così si dice, almeno di questo gli americani accusano in parte il Messico, in parte la Cina. Fentanyl, che per chi non lo sapesse, è un oppioide sintetico che esiste anche come medicinale da prescrizione, ma che è diventato una delle principali droghe negli Stati Uniti e ha causato un'epidemia di morti quasi senza precedenti, tant'è che adesso, se non sbaglio, è la principale causa di morte per gli under 40 negli Stati Uniti, per capire la dimensione del problema. Naturalmente, per quanto la questione ormai stia diventando bipartisan, a spingere di più sull'insicurezza del confine meridionale sono i repubblicani. E ti volevo sottoporre una questione, sicuramente ne hai sentito parlare. Gli americani, i repubblicani ormai sembrano avere come loro ufficiale obiettivo di policy quello di lanciare una qualche forma di operazione militare in Messico per mettere in sicurezza il confine meridionale, combattere il traffico di droga, di persone e quant'altro. E ovviamente le male lingue, diciamo, dicono anche per mettere le mani su importantissime risorse naturali di cui il Messico è dotato, come il litio e il petrolio, che gli ultimi governi, soprattutto quello di AMLO, stanno nazionalizzando, insomma, ne stanno restringendo in qualche modo l'accesso alle compagnie americane. Quindi, mettiamo il caso che i repubblicani riconquistino la Casa Bianca nel 2024, secondo te esiste la possibilità che venga lanciata un'operazione militare vera e propria in Messico con o senza il consenso di Città del Messico? E come potrebbe andare a finire? Allora, guarda, ti dico questa, grazie per la domanda perché è molto interessante, al tempo stesso, non sarà facile rispondere. Allora, innanzitutto è un argomento, molto intrigante quello che hai aperto. In Italia non si parla molto della crisi degli oppioidi, si dovrebbe. Pochi lo sanno, pochi persino tra gli addetti ai lavori, trattasi questa di una guerra ibrida della Cina, cioè, o meglio, è sicuramente una crisi sociosanitaria che ha origini nel malessere dell'uomo americano, in America attraversata dalla Grande Depressione, all'interno della quale un ruolo fondamentale è giocato dall'indifferenza delle case farmaceutiche, che preferiscono fare soldi sulla pelle degli americani al combattere, contrastare questa epidemia. C'è però anche un altro lato meno conosciuto, che è quello dell'alleanza profana, l'alleanza empia tra Cina e cartelli della droga messicani per inondare gli Stati Uniti di fentanyl illegale. Quindi gli Stati Uniti, ecco, non hanno un problema, hanno un doppio problema. Hanno da una parte le case farmaceutiche che non stanno a sentire i diktat provenienti dalla Casa Bianca. Dall'altra parte c'è poi la Cina, che invece ne approfitta inondando il mercato farmaceutico clandestino, il mercato illegale di oppioidi prodotti dai narcos messicani a partire dai precursori fornitigli dalla Cina. Quindi
Quindi questa del fentanyl è una questione molto sentita negli Stati Uniti, c'è ormai una cinematografia incredibile anche sul tema, senza parlare della bibliografia. Gli Stati Uniti sono molto interessati a un intervento in Messico, hanno più volte chiesto al Messico di intervenire sulla faccenda. Lo stesso AMLO comunque recentemente si era detto disponibile a far intervenire i militari statunitensi all'interno del suo paese in operazioni circoscritte volte a ripristinare ordine e sicurezza nelle aree più problematiche del paese, penso ad esempio a Sinaloa o Jalisco, aree dove operano i cartelli più potenti del paese e da dove tra l'altro entra la maggior parte dei precursori illegali provenienti dalla Cina che vengono poi utilizzati per produrre fentanyl illegale che i narcos poi si occupano di smerciare negli Stati Uniti. Dobbiamo però chiederci: agli Stati Uniti conviene un intervento militare in Messico che può essere visto nel resto del mondo, ma soprattutto in America Latina, come un ennesimo atto di imperialismo nordamericano nei confronti dei cugini, dei parenti, chiamiamoli come vogliamo, latinoamericani? Non lo so. È altresì vero però che se il consenso te lo dà un leader, un capo di Stato, le cose cambiano. Puoi sempre vendere ha ragione, tra l'altro, questo intervento non come un'interferenza imperialistica, ma come un atto di polizia giusto, legittimo e che tra l'altro ti è stato chiesto da un paese in difficoltà. Esistono però anche altri metodi. Da tempo il cartello di Sinaloa ha iniziato a ridurre le vendite di fentanyl illegale, di eroina e di altri oppioidi in generale prodotti grazie alla materia prima proveniente dalla Cina, negli Stati Uniti. Pare, dicono alcuni addetti lavori, e io faccio mio ciò che dicono perché credo a queste teorie, che i servizi segreti degli Stati Uniti abbiano raggiunto il cartello di Sinaloa, indebolito dalla cattura del Chapo e da una faida interna tra i Chapitos, cioè la sua prole, e una fazione rivale che rischia di portare il cartello più potente del Messico alla scissione. Ecco, pare che i servizi segreti degli Stati Uniti abbiano raggiunto Sinaloa, ma e che stiano provando anche a raggiungere altri cartelli con un obiettivo: stringere un accordo. Basta fentanyl, eroina e altri oppioidi nelle nostre strade. In cambio, promettiamo pene meno severe ai vostri leader attualmente incarcerati negli Stati Uniti e anche, ecco, meno pressing su Città del Messico, a vostro detrimento. Non sarebbe nulla di scioccante, servizi segreti e criminalità dialogano da sempre. La CIA poi ha una lunga storia di trattative con realtà del crimine organizzato latinoamericano, in particolare durante la Guerra Fredda. Pensiamo al semplice fatto che i Contras e la CIA smerciavano cocaina nelle strade degli Stati Uniti con la complicità del crimine organizzato americano, o ai tentativi degli Stati Uniti di eliminare Castro grazie a Cosa Nostra, no? Quindi comunque c'è una lunga storia di collaborazione tra CIA e crimine organizzato. Potrebbe, ecco, la lotta al fentanyl assumere anche questa forma, cioè una trattativa con foce un accordo volto a ridurre la presenza di fentanyl illegale per le strade americane. Trattasi però appunto di una trattativa che potrebbe fallire dal momento che i narcos messicani sembrano rispondere, anche se non tutti, alla Cina. Come ti dicevo, infatti una guerra ibrida senza precedenti nella storia dell'uomo questa, che vede la Cina inondare gli Stati Uniti di droghe letalissime allo scopo di zombificarne la società e quindi cagionare un incredibile numero di morti. Dal 1999 ad oggi la crisi degli oppioidi ha provocato più di 1 milione di morti negli Stati Uniti, e quando parlo di più di 1 milione di morti mi riferisco soltanto al fentanyl illegale, ad altri farmaci illegali prodotti dai narcos con l'aiuto della Cina. Arriviamo forse ai 2 milioni, ti dico, se non di più. Se dovessimo includere nella crisi degli oppioidi anche l'eroina. Quindi, ricapitolando, un intervento potrebbe esserci sotto forma di intervento di polizia limitato, non sarebbe la prima volta, pensiamo al contributo che diedero gli Stati Uniti alla guerra alla droga della Colombia tra gli anni 70 e 80, portando tra l'altro alla cattura e all'uccisione di Pablo Escobar, così come potrebbe non esserci qualora dovesse prevalere il timore di apparire al mondo come una potenza imperialistica che oggi come ieri manda polizie e soldati nei paesi latinoamericani quando le cose si mettono male. Inoltre, come ti dicevo, anche qualora non dovesse esserci un intervento, non sarebbe soltanto per debolezza, quindi paura di apparire imperialisti, ma
potrebbe non esserci per il semplice fatto che la CIA, appunto, c'è questa possibilità che la CIA raggiunga un accordo con i Narcos, convincendoli a smettere con le vendite di fentanyl illegale e di altri oppioidi negli Stati Uniti. È molto suggestiva questa immagine della guerra dell'oppio, in un certo senso, mossa questa volta dalla Cina contro gli anglosassoni, e tra l'altro la faccio pienamente mia anch'io, perché credo anch'io che le cose stiano andando esattamente così. E, possibile anche l'idea di questa trattativa Stato-mafia, anche perché i cartelli messicani non sono uno solo, ce ne sono diversi, ma sono realtà piuttosto strutturate, quindi ci si può parlare, ci si può trattare assolutamente, e probabilmente hanno anche ragione di farlo, siccome, come hai detto giustamente, ci sono molti dei loro capi negli Stati Uniti, capi che vogliono sicuramente liberare, o quantomeno liberare il prima possibile. La questione migratoria invece è molto più complicata, secondo me, perché se è vero che i cartelli in un qualche modo hanno un ruolo nella tratta degli esseri umani, non credo che possano avere la possibilità di fermare questo flusso completamente. Non credo che neanche i cartelli messicani lo possano fermare, o almeno, appunto, questa è la mia opinione, non lo so. Non so se questa trattativa si possa espandere anche all'ambito migratorio. Sicuramente già ridurre il flusso sarebbe qualcosa di utile per magari assimilare meglio questi migranti che, va detto, e l'hai detto anche tu, non sono solamente latinoamericani, ma arrivano da tutto il mondo per attraversare il confine sud e spesso possono anche contenere elementi non esattamente limpidi, provenienti dal Medio Oriente o zone simili, e quindi sì, questa possibilità esiste. Naturalmente un intervento contro la volontà messicana è un caso limite che rischierebbe davvero di diventare una specie di Vietnam per gli Stati Uniti, perché poi sappiamo quante armi girano in Messico. E soprattutto c'è una certa porosità del confine, non solo dal punto di vista territoriale, ma anche etnico e quindi culturale, perché al confine sud, dalla parte statunitense, ci abitano moltissimi latinoamericani che sarebbero quasi sicuramente infiammati, no? In un qualche modo contagiati da una nuova guerra contro il Messico, perché ricordiamo nella storia non sarebbe, ecco, il primo intervento degli Stati Uniti in Messico. Quindi ci rimaniamo con questo dubbio. Naturalmente il tutto diventa molto più concreto se i repubblicani si riprendono la Casa Bianca, perché è un loro pallino questo del confine sud e della necessità di agire anche con la forza. Prima di salutarti, ti chiedo, sempre ritornando al tuo libro Kissinger contro Allende, Kissinger, come tutti sanno, ormai è morto proprio quest'anno all'età di ben 100 anni, e se vuoi raccontarci qualcosa su Kissinger, sul golpe in Cile, qualcosa che può essere interessante per i nostri ascoltatori. Allora, io quando ho scritto questo libro, era sì, ecco, in occasione del cinquantennale del colpo di Stato, dei 200 anni della dottrina Monroe, del centenario di Kissinger, gli obiettivi erano sicuramente anche questi, no? Produrre un'opera per il 2023. Al tempo stesso, però, io sono una persona alla quale piace scrivere di argomenti capaci di rimanere attuali nel tempo, quindi capaci di resistere all'erosione degli anni. E quindi ho parlato, come ti dicevo, le mie due passioni, che poi di queste passioni ne ho fatto un lavoro, America Latina e guerre ibride. Non ho parlato soltanto della storia di questi due uomini e del Cile di quegli anni. Io ho voluto parlare in particolare, nello specifico, della guerra ibrida che gli Stati Uniti condussero ai danni del Cile fra il 1970 e il 1973. A che pro?
Beh, innanzitutto far vedere al pubblico come si conduce una guerra ibrida totale. Perché? Perché le guerre ibride sono il mio lavoro, anche se nello specifico mi occupo più di guerre cognitive, quindi propaganda, disinformazione et similia. Però a guerre ibride, anche lì, io mi occupo comunque anche di guerre economiche, sabotaggi. Volevo far vedere al pubblico come si può condurre un paese economicamente prospero, socialmente coeso, politicamente stabile, perché il Cile era tutte queste cose, sull'orlo della guerra civile in soli 3 anni. Perché mostrare queste cose al pubblico? Perché le guerre sono soprattutto ibride. Certamente la Russia nel 2022 ci ha ricordato che la guerra vera, la guerra fisica, quella delle trincee, dei cannoni, degli aeroplani, è ancora viva e vegeta, sarà sempre con noi sino alla fine dei tempi. Gli stati però si combattono anche e soprattutto, spesso e volentieri, con le guerre ibride, guerre non dichiarate, guerre invisibili all'occhio, ma percettibili e anche tanto, poi alla pelle, no? Perché fanno anche vittime. E quindi il Cile fu il teatro di un esperimento unico nella storia, che fu quello appunto di una guerra ibrida totale. Per la prima volta, gli Stati Uniti misero. Trasformarono in arma ogni singolo strumento a loro disposizione, quinte colonne, economia, commercio, banche, organizzazioni internazionali, finanza speculativa, terrorismo fu veramente utilizzato di tutto in Cile per mettere fine alla saga di Allende. Ci riuscirono tra l'altro in soli 3 anni. E quindi ho voluto, ecco, parlare di questo, di guerre ibride. Questo è un libro che parla di Allende, che parla di Kissinger, che parla di guerra fredda, di dottrina Monroe, ma che parla anche di guerre ibride. Il Cile è infatti un caso estremamente attuale perché le guerre ibride sono ancora oggi con noi, anch'esse insieme alle guerre clausewitziane ci accompagneranno sino alla fine dei tempi. Nel mio libro parlo moltissimo di propaganda, di informazione, scusami, guerra di informazione, guerra economica. Parlo nel dettaglio di come fu possibile per gli Stati Uniti trasformare questo paradiso, il paradiso del Sud America, in un inferno in soli 3 anni. Dopodiché, ricollegandomi all'attualità, c'è stato. Ecco anche lo spazio di dedicarmi a un argomento di nicchia, perché poi a me piace molto trattare questi argomenti, no? Bistrattati, sottovalutati dai più. Ho parlato del progetto Camelot e quindi anche di quella che oggi possiamo definire intelligenza artificiale, cioè pochissimi sanno che il golpe in Cile del 1973 sarebbe stato difficile da compiere se in aiuto degli Stati Uniti non fosse giunto un computer chiamato Politica. Nato nel contesto di un progetto sociologico segreto chiamato appunto il progetto Camelot, nato allo scopo di prevenire, prevedere e contrastare l'insurrezione. Era l'epoca della guerra fredda, c'era appena stata la rivoluzione cubana, gli Stati Uniti avevano paura, no, che nel subcontinente potesse sorgere una nuova Cuba, quindi misero in piedi un gigantesco piano affidato ad antropologi, psicologi, sociologi, altri studiosi di scienze sociali. Ecco, tutti incaricati di un obiettivo, carpire i segreti della mente latinoamericana, capire che cosa pensano, cosa vogliono, cosa non vogliono, cosa amano e cosa odiano. I risultati di questa indagine furono tutti messi all'interno di un database che avrebbe appunto poi dato forma al progetto Camelot. Furono letti appunto da computer, software, adibiti a che cosa? Non soltanto la raccolta di questi dati, ma la loro analisi. Quindi capire cosa fare di questi dati. E i computer, come dicevo prima, e come ho parlato, come ho avuto modo, spazio di parlare in questo libro, ecco, aiutarono molto gli Stati Uniti. Perché tra l'altro le risultanze del capitolo Cile del progetto Camelot, lette dal software Politica, ecco, si rivelarono, ecco, molto efficaci. Perché gli Stati Uniti capirono quelle che erano le paure dei cileni, ovvero la guerra civile. Capirono anche cosa avrebbero voluto i cileni qualora una guerra civile fosse scoppiata, quindi l'intervento delle forze armate. E capirono anche una cosa, tra l'altro, guarda, fa paura soltanto a raccontarlo per quanto fu profetica, che se fosse morto il capo di Stato nel corso di questa guerra civile, in Cile non sarebbe successo esattamente nulla. Anzi, meglio ancora se questo capo di Stato fosse morto, perché avrebbe coalizzato la popolazione attorno a una potenziale giunta militare, convincendo la popolazione a implorare
l'instaurazione di una dittatura. Perché? Perché dittatura uguale ordine, democrazia uguale instabilità. Profetico, se pensiamo a come poi andò a finire il colpo di Stato dell'11 settembre 1973. E quindi in questo libro parlo di tutto, delle origini e delle ragioni del colpo di Stato e appunto poi anche di come si conducono le guerre ibride. E quindi è un libro sicuramente per il 2023, ma anche, a mio modesto modo di vedere, per gli anni a venire. Molto, 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 molto interessante. Io, Emanuele, ti ringrazio tantissimo per essere stato un nostro ospite e vi lascio in descrizione i link sia ai profili social di Emanuele Pietrobon, Twitter e Instagram, e anche i link ai suoi ultimi due libri. Ricordatevi di seguire il podcast ovunque lo stiate ascoltando, su Spotify, su YouTube o su Amazon, ovunque lo stiate ascoltando. Io vi saluto, ciao a tutti e ci rivediamo nel 2024. Ciao Manuel. Ciao, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti. My fellow Americans, our movement is far from over. In fact, our fight has only just begun. За наши доблестные вооруженные силы. За победу! Ура!